Telmo Pievani e Valerio Calzolaio, ma l'altro, quello più, ancora più interessante, è... ecco. No, vai avanti. No, vai avanti. Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione. Di Stefano Aglieri e Gian Piero Dalla Zuanna. Gian Piero Dalla Zuanna è un grande demografo, perché, ma perché tutti i demografi lo stanno dicendo chiaramente. L'Italia e l'Europa hanno un problema terribile, che è l'inverno demografico. Problema di cui non parla nessuno, cioè la popolazione diminuisce, diminuendo la popolazione nei prossimi decenni diminuirà la ricchezza di fronte a un numero di vecchi che aumenta e che quindi avranno bisogno più soldi per le pensioni, più soldi per l'assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, in una fase in cui ci sarà meno ricchezza prodotta perché ci saranno, se non arrivano gli immigrati, meno lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi è una contraddizione, diciamo così, penso la più terribile contraddizione della nostra epoca, insomma, che da un lato tutti quelli seri in Italia, economisti, giornalisti e via via, persone serie, sanno che ci vogliono i migranti, dall'altro lato invece ci sono quelli che usano la paura nei confronti dei migranti per portare a casa voti oppure per vendere copie, ahimè. Quindi la necessità di far capire, di spiegare, per esempio io vado a Milano, un sacco di scuole a Milano, a spiegare queste cose, insomma, e una volta che sono spiegate queste cose è evidente che l'atteggiamento degli studenti, a parte che in generale gli studenti nei confronti dei migranti hanno un atteggiamento che è diciamo così meno xenofobo, ecco, della media della popolazione, per mille motivi, poi soprattutto in un periodo, gli anni che stiamo vivendo, che sono gli anni nei quali aumenta, no, questi 5 milioni di immigrati che ci sono in Italia, è evidente che già nelle scuole elementari, ma ancora nella scuola materna, c'è una crescente, ma anche nelle scuole a via via, nelle medie e poi nelle medie superiori, c'è una crescente presenza di figli di immigrati, e questo è il meccanismo attraverso il quale, il meccanismo più efficace attraverso il quale si riduce, diciamo così, l'impatto di tipo xenofobo nel rapporto, perché cioè, la xenofobia è più forte laddove non ci sono i migranti, paradossalmente, nel senso che è laddove non c'è la possibilità di capire che gli immigrati sono persone assolutamente come noi, all'interno delle quali ci sono c'è un tasso di criminalità che mediamente è uguale al tasso di criminalità che c'è nella popolazione italiana, eccetera, eccetera. Quindi faccio un esempio banalissimo: io abito a Milano, nelle parti di via Padova, e nella scuola materna dove va la mia nipotina, 2/3 dei bambini sono figli di immigrati, e lo stesso vale alla scuola elementare, che vuol dire che è evidente che per i miei nipotini sarà assolutamente normale crescere in mezzo a bambini, ci sono cinesi, filippini, magrebini, eccetera, eccetera, e questo non creerà nessun tipo di problema, insomma. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che nel futuro ci sono certamente dei processi che aiuteranno, ma non perché i governi o che so io facciano qualcosa, perché anzi, se possibile, fanno dei danni. Basti pensare ai decreti Minniti, che sono terribili, decreti Minniti che sono stati emanati recentemente dal governo, di fatto vogliono creare dei campi di concentramento in Libia, dove quelli che hanno attraversato il deserto, se non sono stati fatti morire nel deserto, arrivati lì, ci sono campi di concentramento dove le tribù libiche, che sono note per la loro, diciamo così, filantropia, eccetera, eccetera, bloccano per evitare che arrivino sulla costa e che quindi arrivino in Italia. E non solo, sono stati dati dei poteri straordinari ai questori, perché sono aumentate le espulsioni, non lo dice adesso, a Milano sono raddoppiate le espulsioni nell'arco degli ultimi mesi. Vale a dire, cioè, questo decreto ha creato le condizioni perché se uno, è successo a uno dei nostri studenti,
qualche settimana fa, bloccato per strada dalla polizia, non aveva, perché ovviamente era clandestino come buona parte degli studenti che vengono alle nostre scuole, preso e nonostante fossero anni che era in Italia, eccetera, eccetera, rispedito in Egitto e quindi di casi di questo genere. Per cui ci sono certamente dei processi che tendenzialmente tenderanno a, diciamo, a rendere meno drammatico l'impatto, ma nello stesso tempo l'uso strumentale da parte, ripeto, di forze politiche, grande stampa, eccetera, eccetera, a sua volta opera in maniera estremamente negativa, cioè spaventa la gente, spaventando la gente induce ad avere nei confronti dei migranti atteggiamenti che ingiustificati, perché sono assolutamente, anzi, ripeto, c'è proprio un'ignoranza profonda ignoranza, pazienza, ma quello che così fa arrabbiare è che ci siano proprio dei veri e propri mercanti di paura che per i voti o per vendere qualche copia di giornale contribuiscono a diffondere atteggiamenti negativi rispetto ai migranti. Nel momento in cui invece l'Italia e l'Europa dovrebbero augurarsi nei prossimi anni, dovrebbero organizzare invece di farli arrivare, dicono tanto, no, che sarebbe un problema, mercanti di braccia, mercanti di uomini, ma c'è un modo semplicissimo per evitare di lasciare i flussi migratori nelle mani dei migranti di braccia, che sarebbe mandare le navi in Libia a caricare i migranti e poi portarli in Italia e in Europa. Voglio dire che sicuramente questo si eliminerebbero tutti i trafficanti, eccetera, eccetera, e non ci sarebbero ogni anno migliaia di morti nel Mediterraneo e l'Europa risolverebbe un problema, insomma. Ci sono alcune associazioni che fanno, cioè ci sono alcune associazioni, per esempio cattoliche, che organizzano l'arrivo di migranti dal Medio Oriente, ogni anno alcune centinaia, no, li caricano sull'aereo, li portano a Roma e poi, come viene fatto rispetto a qualche centinaio, potrebbe essere fatto certamente, ma dovrebbe però esserci da parte dei governi, eccetera, eccetera, ma probabilmente c'hanno chiaro il problema, qualche manca è la volontà politica, l'interesse politico, visto che i migranti non votano e quindi non c'è interesse da parte di nessuno di risolvere i problemi, e siccome quelli che votano è più facile che siano spaventati che non, e quindi, per cui è veramente una situazione drammatica, una contraddizione difficile da capire. Perché c'è bisogno, e ci sarà sempre più bisogno nei prossimi anni e decenni. Questo, ahimè, quindi tutte le iniziative utili per cercare di far capire l'utilità dei flussi migratori da tutti i punti di vista, perché poi Francesco Cavallisforza, che è un amico oltre che figlio del grande scienziato Luigi Luca, e lui spiega perché da un punto di vista biologico i flussi migratori abbiano rappresentato uno straordinario impulso al rafforzamento della specie umana, ma poi da un punto di vista culturale, tutto quel che volete. Non ci sono sostanziali controindicazioni. Se ragionassimo in maniera astratta dal punto di vista della specie umana, dovremmo dire che i flussi migratori sono qualcosa di vantaggioso da tutti i punti di vista, da un punto di vista biologico, culturale, economico, sociale, eccetera, eccetera. Il problema è che nella società capitalistica nella quale viviamo sono altri meccanismi che regolano i rapporti tra i popoli, i rapporti tra gli stati, tra le persone, eccetera, eccetera. E questo rende utili naturalmente tutti gli sforzi che si fanno per chiarire la natura del fenomeno e per spiegare la necessità di un atteggiamento intelligente, ecco, perché non è neanche, uno potrebbe dire, filantropico, certo, anche quello, ci mancherebbe altro, rapporto umano, tutto quello, ma la stupidità, ecco, della xenofobia è quella, è che gli xenofobi vanno anche contro quelli che sono i loro interessi. Ogni tanto
quando mi capita, quando vado a prendere il nipotino a scuola ogni tanto, che passa il pensionato, che dice, ma vedendo il fatto che la gran parte delle mamme che aspettano ci sono mamme cinesi, magrebine, eccetera, eccetera, e l'atteggiamento è come dire, cioè, siamo in minoranza. Allora tutte le volte, cioè, poi ovviamente non è sempre lo stesso, ma che io gli dico, guarda che se tu prendi la pensione, sei sicuramente uno di quei 600.000 pensionati che prendono la pensione grazie ai contributi che pagano i genitori di questi bambini, insomma, no? Perché questo è il dato di fatto. Nella stupidità delle persone c'è anche quello. Posso raccontare un'esperienza personale? Io sono professor Bordonaro, io insegno ancora al liceo Giovio, faccio scienze, ma una grande passione per la storia e per la politica mi porta a organizzare da oltre 15 anni questi incontri con le scienze, che sono sostanzialmente anche un'occasione per approfondire da un punto di vista scientifico alcune questioni come quelle che state